Ciao ragazzi da Fishing Academy e Cousin, questa sera ci divertiamo un po', quindi faremo mezze cotture, affumicature, vedremo un po' di cose particolari. Partiamo, andiamo accendendo il nostro fornello, ok, fiamma alta, pentola senza nulla, andiamo a scaldarla per qualche minuto. Appena raggiungerà la temperatura, questa sera faremo una ricetta dedicata anche ai nostri amici Boat Fishing TV. Ok, faremo una triglia mezza scottata e mezza affumicata con due scampi al sapore di cedro e al legno, affumicata con legno di cedro. Ok, vediamo se la nostra padella calda, vediamo qualche ultima spinetta, di triglia, ok, pesce italiano, pescato dalle nostre paranze di Chioggia. Quindi cosa andremo a fare? Vediamo una scottata, come ripeto, dalla parte della pelle in velocità, dopodiché spegniamo il fuoco e andremo ad affumicarle. Andiamo a lasciare il pepe. Ok, nel frattempo prepariamo anche il nostro olio emulsionato con pepe, sale, ok, una goccia di aceto balsamico, ok, dell'olio extra vergine d'oliva. Poi mettiamo del rosmarino, potreste usare anche del timo. Ok, le nostre figlie erano scottate, perfetto, possiamo già impegnare. Mettiamo il rosmarino, piatto semplice, velocissimo. Ok, a fiamma spenta mettiamo anche i nostri scampi crudi, appena dirli. Ok, andiamo a emulsionare la nostra salsa da mettere poi nel pesce. Adesso nel frattempo andiamo a levare i nostri filetti del fuoco, vediamo se trovo una spatolina, okay. I nostri scampi. Parte cotta, vedete, dalla parte della pelle, guardate che meraviglia, che doratura, ok, dall'altra parte semi crudi. Andiamo a mettere sul nostro piatto, di melo, andiamo a riempire il nostro fornello dell'affumicatore.
cui aggiungeremo due gocce di concentrato di cedro. Quando la campana la vedete satura, possiamo spegnere. Ok, la nostra campana è satura, abbiamo il nostro comunicatore che muove bene, è coperto. Ok, lasciamo. Finiamo la nostra funzione. Allora, il tempo di affumicatura lo decidete voi, cioè chiaro che più lo lasciate sotto la campana e più lui andrà a dare gusto alle vostre pietanze, meno lo lascerete e meno gusto prenderà. Ok, lo lasceremo per qualche minuto. Semplice poppa pasta, li mettiamo dentro dell'insalatina, in questo caso dell'esticanza e radicchio. Okay. Lasciamo lì, intanto si prende un po', mettiamo in caldo un po' di condimento. Perfetto, okay. Vediamo se trovo del pepe. Andiamo a comporre il nostro piatto. Leviamo l'affumicatura, alziamo la campana. Eccezionale, profumo meraviglioso. Andiamo a impiattare il nostro scampo. La
sleepless night. I feel sorry, but I don't worry, I'm just fine. Now I'm staring at your hand, in a moving anywhere. That discerto dal mare, vicino a casa, tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, spero vi sia piaciuto, avete visto cose nuove. L'affumicatore ha un costo che va uno professionale dai 120 ai 250 euro, quindi a 150 trovate un giusto compromesso. È un bel articolo, vi dà soddisfazione, potete giocare, affumicare i vostri cocktail, tante cose, quindi sì, io lo consiglio. Non è indispensabile, ma se piace la cucina, io mi sto divertendo molto. Ci vediamo alla prossima, la Fish Academy, Fiato del Mare. Ciao!